Sono in Messico e sto più o meno a metà del viaggio. Faccio questo video ritornando un po' davanti alla telecamera dopo tanti mesi per spiegarvi un po' meglio il video che forse già avete visto sulla Santa Muerte e su Wild Fax, quindi sul prossimo libro che vorrei pubblicare, sempre in maniera totalmente indipendente verso dicembre. Sto registrando questo video in una casa incredibile, di un personaggio incredibile che mi sta ospitando in questi giorni. Poi a fine video vi mostro le foto. Ci sarebbero già tante cose da dire sul viaggio, tante persone conosciute, tante belle esperienze fatte. Appunto, chi mi segue su Instagram già vede qualcosa in tempo reale. Ho deciso di fare questo libro sulla Santa Muerte perché il 1° di agosto mi sono ritrovato nel pellegrinaggio all'altare più famoso della Santa Muerte, che sta a Città del Messico, nel quartiere Tepito, che era lo stesso quartiere dove io ho attaccato le foto per strada di Urban Fax di Napoli e dei Fuochi della Sanità. Il culto della Santa Muerte è un controculto non accettato dalla Chiesa Cattolica, che però abbraccia più o meno 10 milioni di persone, forse di più, molte in Messico e in Guatemala, ma in realtà in tutto il mondo. Dagli anni 90 in poi si è consolidato fortemente il culto della Santa Muerte. Santa Muerte è come se fosse una Madonna che la gente ha incominciato a venerare. La gente chiede grazie, chiede miracoli, chiede protezione, benedizione sostanzialmente dalla Santa Muerte, come se fosse un santo o una Madonna tradizionale. 18 anni fa, nel Tepito, in questo quartiere di Città del Messico, una signora ha esposto un'immagine, una sorta di manichino della Santa Muerte. Poi questo altare è diventato l'altare emblematico, il più venerato di tutti, anche se in Città del Messico ci stanno più o meno 1500 altari. In tutti questi altari ogni primo del mese si fanno delle messe e il 1° novembre è il giorno più forte, dove praticamente chiunque da Città del Messico e da tutto il Messico viene a portare omaggio, viene a chiedere grazie, a farsi benedire le proprie immagini della Santa Muerte nei vari altari e principalmente nell'altare del Tepito. Io ho passato tutta la giornata in quest'altare. Praticamente sono arrivate quasi 2-3 mila persone, credo, in tutta la giornata, dalla mattina fino alla sera. E ho conosciuto la signora che ha creato questo altare, ma del culto dei morti, quindi in generale del Messico, da non confondere però col culto della Santa Muerte. Il culto della Santa Muerte è come se prende le radici anche da tutte le venerazioni, il culto della morte in generale, che è molto forte in Messico e che nel giorno principalmente dei morti di novembre c'è una grande manifestazione, una grande parata in giro per le strade e tradizionalmente la gente andava nei cimiteri vicino alle tombe dei propri cari e passava tutta la giornata e passa tutt'oggi tutta la giornata lì portando cibo, musica, festeggiando e passando la giornata col caro defunto. Nelle case si creano dei mini altari con un'immagine, una foto della persona defunta, con offerte di cibo, alcol e qualsiasi cosa potesse far piacere alla persona defunta. Per molti versi io credo che sia molto simile al culto della morte che abbiamo noi a Napoli e che storicamente e tradizionalmente abbiamo avuto in passato. Sicuramente non in queste forme, ma in modi diversi, ma ci sono grandi parallelismi. Mi sono dato quindi dicembre come data di uscita del libro per continuare a investigare, a studiare e per provare una cosa non facile, a tornare in Messico per la settimana del 1° novembre. E quindi vi chiedo di condividere il video trailer del libro e vi chiedo anche di iscrivermi in privato, fatemi sapere se già conoscevate il culto della Santa Muerte, cosa ne pensate di questo libro. Vi saluto e vi lascio alle foto della casa dove ora sto dormendo in questi giorni. Ciao!